Ciao amiche, benvenute o bentornate sul canale. Il mio nome è Nel Couture e in questo video vi farò vedere come faccio una ricostruzione su me stessa. In questo video vedrete come trasformo queste unghie cortissime in questa bellissima mandorla slim. Per fare questo lavoro ho usato un costruttore in boccetta con le fibre di vetro firmato Beauty Space Nails, quindi se siete curiose di vedere come ho realizzato questo lavoro step by step, rimanete fino alla fine del video. Prima di cominciare con il tutorial, vi ricordo di seguirmi oltre che qui sul canale anche su Instagram, dove pubblico tante stories con recensioni, rispondo alle vostre domande e pubblico le foto dei miei lavori. Intanto il tutorial è già iniziato e come sempre comincio con la rimozione del lavoro precedente. Qui sto rimuovendo il semipermanente rinforzato glitter con una punta in ceramica. Devo dire che le punte in ceramica non sono le mie preferite, ma ogni tanto mi piace provarne di nuove. Nel lavoro precedente avevo realizzato un semipermanente rinforzato con una base molto densa con dei brillantini. Ho avuto l'accortezza di stendere un primo strato di base trasparente così da non andare ad intaccare l'unghia naturale durante la rimozione. E devo dire che questo ha funzionato benissimo, quindi lo raccomando anche a voi. La rimozione del lavoro precedente mi ha preso veramente poco tempo, adesso spolvero bene le unghie e procedo a dare la forma al bordo libero. Cerco di eliminare la maggior parte del bordo libero e dare una forma bella e regolare, così da facilitare l'inserimento della formina negli step successivi. Qui spingo bene indietro le cuticole con un pusher d'acciaio o potete anche usare un bastoncino d'arancio prima di cominciare la dry manicure. Queste sono le 4 punte che ho a disposizione e sono tutte firmate Beauty Space Nails e io comincerò con la punta Micro Barrel per sollevare le cuticole e opacizzare l'unghia naturale. Vi ricordo che ho un codice sconto per questa azienda del 15% che è valido fino a febbraio e trovate tutte le informazioni giù nell'info box. Come sempre, quando faccio la ricostruzione o comunque quando intendo limare la struttura, non vado mai in profondità con la dry manicure, ma mi interessa solo sollevare le cuticole e staccare l'opterigio dall'unghia naturale. Questa punta mi piace molto e devo dire non si trova molto in giro, è molto piccola e pratica per pulire il giro cuticole e i valli laterali. Per le esigenze di questo lavoro userò solo due punte, la punta micro barrel e la punta sfera, però vi farò vedere in altri video come usare anche le altre punte. La pulizia delle cuticole è terminata, spolvero bene con questa spazzolina e poi pulisco bene la lamina dell'unghia con un pad e del cleanser, avendo l'accortezza di rimuovere bene tutti i residui di polvere nei valli laterali nel giro cuticole. Applico innanzitutto il Nail Prep, che è un deidratante dell'unghia naturale. Applico poi un Ultra Bond, che è un primer acid free. Alcuni primer di questo tipo necessitano di essere polimerizzati, come questo per 30 secondi, altri asciugano semplicemente all'aria, quindi mi raccomando leggete le istruzioni su come utilizzare il vostro primer. Adesso sto applicando la base, questo step non era necessario perché il costruttore che applicherò in seguito è bifasico e quindi può essere usato anche come base. Tuttavia vi consiglio sempre di stendere uno strato sottile di prodotto, anche se avete un prodotto bifasico e non fare direttamente la struttura, perché dovete massaggiare bene il prodotto sulla lamina in modo che il prodotto si aggrappi bene all'unghia naturale. E adesso passiamo al pezzo forte del video, che sono il costruttore in boccetta Fiberbond con le fibre di vetro e le formine in alluminio. Ho usato questi prodotti in questo tutorial e sono assolutamente promossi. E adesso passiamo alla dimostrazione. Innanzitutto piego leggermente la formina come se dovessi inserirla e vado a comparare il mio bordo libero con il bordo della formina e quello che dobbiamo fare è ritagliare un negativo perfetto, in modo che la formina sia ben aderente al bordo libero dal punto A
A.B. Nel primo passaggio ho tagliato la parte centrale della formina in modo che fosse più profonda e possa raggiungere tranquillamente il punto A e il punto B. Nel secondo passaggio vado a tagliare a 45 gradi in corrispondenza dei punti A e B, e questi tagli servono, oltre che per avere una bellissima curva C, anche per stabilizzare la vostra cartina e far sì che non si muova durante il corso del lavoro. Come avete visto, basterà seguire le linee prestampate sulla formina per ottenere un risultato corretto. Adesso la formina è pronta per essere inserita, quindi la inseriamo e stringiamo bene sotto in modo che sia stabile e aderente al dito e all'unghia. Come avete visto, i passaggi sono stati abbastanza semplici e la colla di queste formine mi piace perché non si staccano e potete lavorare tranquillamente. Adesso cominciamo a realizzare l'allungamento dell'unghia naturale con il gel Fiber Bomb con le fibre di vetro, e lo faccio con il pennellino in dotazione depositando il gel all'incirca fino alla misura 3 della formina. Non fate un allungamento troppo sottile, coprite bene i laterali e agganciate bene il prodotto nei punti A e B. Fiber Bomb è abbastanza comodo da lavorare perché è autolivellante ma non cola. Metto in lampada l'allungamento all'incirca per 15 secondi, infatti Fiber Bomb polimerizza molto in fretta, e poi pinzo la struttura delicatamente con delle pinze. Questo lo faccio per accentuare l'arco e per ottenere una struttura più affusolata. Senza andare in lampada vado ad eseguire direttamente la bombatura, e basterà prelevare del prodotto con il pennellino in dotazione e distribuirlo sulla struttura, e concentro la maggior parte del prodotto nel punto stress e lavoro da sinistra verso destra con dei movimenti ad U. Quando sono soddisfatta basterà girare il dito per qualche secondo e il prodotto si livellerà perfettamente, e poi procedo ad andare in lampada. Passati 15 secondi pinzo nuovamente la struttura e poi finisco la polimerizzazione. Questo prodotto sviluppa abbastanza calore in lampada e secondo la mia esperienza è dovuto alla presenza di fibre di vetro, però la tenuta e la resistenza di questo prodotto sono fenomenali, quindi è super consigliato nonostante questa piccola pecca. Adesso vi sto facendo vedere la ricostruzione dell'unghia del pollice in modo che potete vedere come si comporta il prodotto e possiate ripassare tutti i passaggi. Adesso passiamo alla limatura, che come vedrete è semplice e veloce. Il costruttore è molto morbido da limare nonostante sia molto resistente, e siccome il prodotto è autolivellante e ho posizionato la giusta quantità di gel, non ci sarà più di molto da limare, come vedrete. Prima vado a definire il bordo libero e poi vado da sinistra verso destra, da un laterale all'altro, a perfezionare la forma della mandorla facendo dei movimenti circolari, cercando di seguire il più possibile l'arco, e poi alla fine con la lima straiata vado a sistemare la punta della mandorla in modo che ci sia una discesa dritta dall'apice verso il bordo libero. Alla fine della limatura vado a sistemare il giro cuticole con una punta a cono. Alla fine della limatura spolvero bene ed ecco qui il risultato finale. Per rendere più omogenea e uniforme la struttura, passo il puffer su tutte le unghie in modo da agevolare anche la stesura del colore, che sarà impeccabile. Come ultimo passaggio vado a levigare ed eventualmente rimuovere le cuticole con la punta sfera. Le mie cuticole sono molto sensibili, quindi la punta sfera è la miglior scelta, e questa punta di Beauty Space Nails è davvero fenomenale, quindi ve la consiglio.
Adesso vi presento il mio pennello per il gel color della vita, che è il numero 6, sempre di Beauty Space Nails, e da quando ho cominciato a usare questo pennello non ne ho usati altri, e un punto a suo favore, oltre che essere molto buono, è che è anche molto economico. E con questo pennello sto stendendo il gel color Amore Psiche, che è un rosso accesissimo con dei micro glitter al suo interno. Da questo video potete vedere perché questo pennello mi piace così tanto, ha delle setole molto compatte, lunghe e flessibili, e ha una forma leggermente affusolata che mi consente di inserire perfettamente il colore sotto la cuticola. Come vedrete, non ho avuto assolutamente bisogno di usare un pennellino liner. Per quanto riguarda il colore Amore Psiche, però questo vale per tutti i colori che ho provato, è veramente super coprente e omogeneo. Vi lascio un link qui sopra se volete andare a vedere la stesura di tutti gli altri colori che ho di Beauty Space Nails. Questo è il risultato della prima passata di colore, come vedete è già ben coprente, però ho voluto intensificare il risultato e stendere un altro strato di colore. Completo questo lavoro con il sigillante Quick Finish di Beauty Space Nails. Questo sigillante è entrato a far parte dei miei prodotti top, come vi ho raccontato nelle Instagram Stories. Resta davvero lucido anche a distanza di tempo ed è antigraffio, per cui non si rovina anche se fate lavori di casa, per esempio. È abbastanza denso, quindi ho potuto fare tutte e 5 le dita alla volta, e mi raccomando, non è da utilizzare sul semipermanente, ma solo su gel, acrigel e acrilico. Se siete arrivate fino a questo punto del video, commentate con un cuore rosso perché queste sono state le mie unghie per San Valentino. E anche per questa volta il video è giunto a termine. Io vi aspetto molto presto un prossimo video e vi mando un bacio. Ciao!